bene. Innanzitutto mi piace distruggere sti cazzo di cosi. No, sì. What the? Così mi danno anche dei punti di eroismo. LOL. Ok. Che cazzo però. Ragazzi, sto facendo una missione di massima furtività. Comprende una missione ovviamente della prima parte della storia, quindi è spoiler per chi non avesse ancora giocato il gioco e non avesse superato adesso il numero, non me lo ricordo, cavolo, perché questa qui è la 44, ma in realtà è perché la sto rifacendo una difficoltà molto più alta. Comunque, chi non avesse finito il gioco, consiglio di chiudere questo video, insomma. Comunque, torniamo a noi, perché sennò qua ci stiamo davvero 30 anni. Devo cercare di trovare il momento giusto per passare. Intanto mi accendo una sigaretta. Non fumate a casa, Comunque. Sto cercando di trovare una piccola falla del cazzo per riuscire a entrare. Solo che di qua non si va da nessuna parte, qua ce ne sono troppi. L'unica è cercare di passare per di là, verso la cisterna. Però faccio ancora una piccola... un piccolo giro per vedere magari se riesco a passare qua dietro. Ma che cazzo, già cominciano a rompere i coglioni questi, Palle, sti riflessi. Qua ce ne sono davvero troppi. Qua c'è anche uno dietro che fa la guardia. Spero di non fare cappellate, ragazzi, perché ci tengo davvero a farvi vedere una missione massima, massimo stealth, visto che poi pubblicherò anche un video massimo cazzonaggio, insomma. Oh, spero di riuscire a farcela. Comunque, cerchiamo di ragionarci un attimo. Oh, qua sono davvero troppi. Sono davvero troppi. Intanto potete vedere gli effetti spettacolari della pioggia addosso a Snake. Cioè, lol, davvero una cosa stupenda. Però qua non si va da nessuna parte. È inutile stare qua. Nulla. Mi conviene fare come vi ho detto prima, passare verso la cisterna. E boh. Devo andare verso di là. Speriamo che questa piccolina cisternina mi copra, ma... qui devo fare anche veloce, perché non c'è l'animazione per scendere, ovviamente, quando striscia, come vedete. Ok, qui mi è andata bene, meno male. Ok, ragazzi, un piccolo consiglio che vi do. Quando giocate in stealth dovete avere un sacco di pazienza. Un sacco. La pazienza è la chiave centrale dello stealth. Intanto qua mi hanno cominciato a rompere i coglioni. Speriamo di fare in fretta, meno male che qua si può salire. C'è una piccola discesa. Veloce, veloce. Tanto se il cane aspetta, magari lo vedono a lui e si distraggono. Che cazzo ne so. E mi segue. Ma Didi, ti ho detto di aspettarmi e mi segui. Ma che cazzo. Vabbè, no. Segui, ti devo dire. Io sto pensando di salire sopra, ma qua ci sono troppe luci. E sicuramente ci sarà qualche bastardo. Ecco, come l'ho detto. Qualche bastardo che pattuglia di sopra.
Ce n'è un altro pure, ma che due palle. Questo non l'avevo visto. Cerchiamo di passare qua sotto, speriamo che mi va bene. A questo punto vado a mettere prima la C4 e la cisterna rossa. E poi vado sopra, mi conviene fare così. Beh, vediamo un po' se riusciamo a saltare di qua. Forza, troppo lontano, lontano dalla luce. Ok. E che palle, porca miseria! Se magari DD riesce a distrarlo un attimo. Guarda, questo qua viene qua, può vedere? Ecco, fermati lì, ti prego. Non venire di qua. Non venire di qua. Bravo, torna indietro. Bravo, così. Brava Giovanna. Brava Giovanna. Comunque, scusa di dire, l'ho fatta apposta. Ora c'è soltanto un attimo da studiare che cazzo fa sto strunzo. La cosa migliore sarebbe che non girasse. Non gira. Che va, vai a cagare, va. Mi conviene ficcarmi qua dentro. Spero solo che non faccia il pattugliamento avanti e indietro da lì. Questo posto non mi porta a nessuna parte, mi conviene aspettare. Analysis complete. Ok. A questo punto quello stronzo va laggiù, quindi posso passare tranquillamente. Conviene un attimo nascondermi qua dietro, perché devo capire bene che pattern ha. LOL, il pappino, porca troia, sono troppo agitato. Oh, bene bene, qua c'è una strada che non ho visto, ottimo, ottimo, ottimo. Very ghoul. Non very good, very ghoul. Come quelli di Fallout. Ah, ecco, qui c'è l'altro stronzo che vado giù. No, no, alzati. C'è da capire adesso che ho intorno. Adesso che minchia fa. Ce n'è un altro. Che palle. Dai, 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 dai. Ma porca. Che due palle. Sta qua Didi. Mo c'è una probabilità del 70-80% che questo stronzo mi becca. Però se lo facessi venire a questa parte, magari lo posso girare di là. Mi conviene attirarlo a questo punto. Fai l'altro giro, non venire a questa parte, fai l'altro giro. Così, bravo. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Andiamo, 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 via, 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 via. Passiamoci perché sennò questo stronzo ci può vedere. Ok.
Ok, andiamo di qua. Perfetto, perfettoso. E qui siamo alla porta vicino alla cisterna. Bene, 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 bene. Ho fatto meglio anche dell'altra volta. L'altra volta mi sono fatto beccare 30.000 volte. Bene. Cioè, vabbè, speravo che non mi beccano adesso. Aspetta, c'è sto stronzo che sta salendo. Aspetta, compaggiamoci la C4. Aspetta, stronzo di là. Ok, gira, perfetto. Destroy that separator tank. Ok. Very cool. Ok. Ora passiamo. Piano piano dobbiamo uscire. Che due coglioni, oh. Ma dove cazzo è? Che non lo vedo. Vabbè, cerchiamo di andare lontano. E ora bisogna fare la parte più rottura di palle, che devo salire lassù. Speriamo che non mi beccano. Sennò sta missione va a puttane. Ok, ora giriamo di qua, tanto qui non dovrebbero vedermi. Via, 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 lontano dalla luce. Perfetto, ora devo salire la scala. Speriamo che non sono proprio qui davanti. Adesso, se non mi ricordo male, adesso devo girare di qua, perfetto. Ok. Boh, ragazzi, per ora... Per ora è andata bene, per ora. Solo che... Solo adesso dove cazzo devo andare? Non ricordo più. Questa mappa, porca puttana, non fa capire un cazzo. Quel cazzo di simbolino giallo indica la cisterna, cavolo. Io dove minchia devo andare? Non me lo ricordo più. So che devo salire. Soltanto che questo coso me lo indica qua. Inutile, proprio inutile sto coso. Forse devo salire su quella sala, su quella scala lì. Speriamo. Non me lo ricordo più. Poi speriamo che non ci sia nessuno che pattuglia, se no sono della merda. Ok, 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 ok. Mi sono ricordato, perfetto, la strada è giusta, la strada è giusta. Si sei di qua, di qua, di qua. Bene, bene, bene. Ok, sì, è questa qua, perfetto. Perfetto, perfetto so. Dai Snake, muoviti. Ma naturalmente qua fa di buon vedere la cutscene, la cutscene che emergono i cadaveri. Quindi se state guardando questo video vuol dire che comunque sia avete già giocato il gioco. Lo sapete già che succede. Questa scena qua è stata davvero una cosa inquietantissima, quella prima volta che l'ho visto, davvero. Mamma mia, schifo. Ecco. Adesso ragazzi rimane da fare la parte più difficile, secondo me. Uscire da qua, porca troia, senza farci beccare. È sempre la parte, cioè è sempre il mio tallone da kill, sempre. O per citare quel tizio lì, tallone da killer. Mi beccano sempre ogni volta, faccio tutto perfetto. Poi ogni volta che devo uscire, cazzo, rischio sempre di essere beccato come un pollo. Ora speriamo bene che qua... Naturalmente ragazzi, il piano A è uscire da qua e fare esplodere la cisterna. Ho anche in mente un piano B. Spero di non usarlo, perché il piano B, ragazzi, sapete qual è? Improvvisare. È la cosa che mi viene meglio, improvvisare. No, di là no. Cazzo, stanno tutti quanti correndo.
Mi sono già accorto che ho spento la cosa. Porca tropa. Porca tropa. Ecco, sono nella merda, come non detto. Ecco. Oh, porca puttana, mo qui dove cazzo vado? Mi scendono pure, oh porca miseria, come cazzo? Mo scendono pure, mo sono nella merda. Mi prego, non vedete. Voi non avete visto niente. Voi non avete visto niente. Voi non avete visto niente. Dai, andatevi a fare. Dai. Dove cazzo vanno, mo? Ah, ok, vanno via, perfetto. Bene. Allora che rimangono. No, 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 perfetto, però. Come cazzo è? Scende quest'altro. Ma un po' una stronzata. L'ho controllato già quelli lì che non c'è nessuno, no? Dite io che non c'è nessuno, ma porca troia. Ma come cazzo faccio? Questo è nella merda. Vabbè, va un altro ancora. Punto interrogativo. Scusatemi, ragazzi. Chiedo venia. Scusatemi. Spero di non avervi spaccato i timpani. Scusate. Pure lo starnuto ci si mette, oh. Non sono già abbastanza della merda. Non c'è nessuno, posso salire? Di parla, mi posso uscire? No, 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 non posso uscire ancora. Cazzo, se questo scende, se questo scende sono nella merda. Sono già pronto con l'arma. Se scende lo ammazzo. Mi dispiace, ma sono cazzi tuoi se scendi, io ti avverto. Bravo, così. Vai per la tua strada, se mi conviene salire assolutamente, se no mi becca. Via, 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 via. Fuori dei coglioni. Aia, porca troia, mi sono bruciato. Bene. Bene. Bene, potrei uscire di là, in effetti. Perché qua non ho in mente quale altra uscita potrei prendere. Solo che pensavo magari mi ficco qua dentro. Dentro i cessi. Oh, porca puttana, stanno andando verso l'uscita. Niente, ragazzi, a questo punto piano B. Non mi resta. No! Porca troia, no! Non la voglio appiccicare. Cazzo si faceva a distruggerla? Ok, ho premuto a triangolo. Ah, forse. Ok, proviamo. Perfetto. Cosa succede? Ah, a parte il video, vero? Sono tutto tranquillo. Oh no, 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 no. Che cazzo sono usciti questi? Erano per terra che stavano pregando. Il cazzo ne so. Ecco. Ora arrivano i rinforzi con i Walker Gear. Perché mi fa partire da qua giù, porca puttana? No, cazzo. Ero perfetto. Ero nascosto in modo perfetto, porca puttana. Ah, ma sto maledetto stronzo, che palle. Vai laggiù, stronzo, vai laggiù. Fanculo, non gliene frega un cazzo.
Tranquilli ragazzi, tranquilli. Ho tutto sotto controllo. Sono Ho tutto innocente. sotto controllo. C'è un'unica opzione da fare qua. E la devo attuare assolutamente, velocemente, immediatamente, cazzo. Via, via, via. Me la smammo, me la smammo. Bene. Strunz. No, pezzo di merda, non sparare al pallone. Fanculo. Sicca. Yeah, ragazzi. Amazing, mission complete. That right there is why you're the best. Lo so. Grazie mille. Miller. Yeah, fuck yeah. Alla prossima, ragazzi.